Buongiorno a tutti. Quest'oggi vorrei condividere insieme a voi una riflessione tratta da 2 Corinzi 5, versetti da 17 a 21. Sta scritto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti, Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Uno dei tanti e principali temi che Paolo vuole esporre in questo testo è quello della riconciliazione. In origine tutto era perfetto. Vi era una forte unione e comunione tra l'essere umano e il proprio creatore. Con l'entrata in scena del peccato, però, questa comunione venne interrotta. Il legame viene spezzato. Ecco allora che il Signore decise di realizzare questa riconciliazione, abbattendo le barriere che ci separavano. Egli, come anche Paolo afferma nel versetto 19, non ha reso gli uomini responsabili di questa separazione. Infatti ha scelto di prendere su di sé il grande giogo che il peccato ha causato, e ha persino affidato anche a noi il servizio della riconciliazione. Ora, lo strumento di tale servizio è la parola, cioè la testimonianza, la predicazione, cosa che viene ben evidenziata anche nel versetto 19. In 1 Corinzi 1:18, a un certo punto Paolo definisce il messaggio parola di croce. La croce è lo strumento della riconciliazione, e proclamarla significa esercitare il servizio della riconciliazione. Noi dunque siamo chiamati a fare da ambasciatori per Cristo, a essere portavoce e testimoni di questa iniziativa che Dio ha manifestato, riconciliandosi con noi attraverso Gesù Cristo. Paolo con questi versetti vuole in qualche modo esortarci a ricercare questa riconciliazione con Dio, a fare dei passi in tal senso affinché poi possiamo anche noi a nostra volta essere degli ambasciatori di Cristo, affinché anche noi possiamo testimoniare di questo amore che Dio ha dimostrato, riconciliandosi con il mondo. Dio non ha voluto imputare a noi il peccato e Cristo ha assunto al nostro posto quel tipo di rapporto con Dio che normalmente è appunto il risultato del peccato. Egli ha affrontato questa separazione, questa lontananza ed è morto affinché noi potessimo essere riconciliati con il Padre. Lutero, nel suo corso dei Salmi, tenutosi fra gli anni 1513 e 1515, ad un certo punto commentò dicendo: questo è il grandioso mistero della grazia divina verso i peccatori, che con un mirabile scambio i nostri peccati non sono più nostri peccati, ma di Cristo. E la giustizia di Cristo non è più nostra, cioè non è più di Cristo, ma è nostra. Qui chiaramente per giustizia non si intende una giustizia morale, ma si parla del rapporto con Dio, rapporto che Egli fa come dono quando rimette le colpe ai peccatori giustificandoli. In Romani 5, versetto 1, Paolo esprime un po' lo stesso concetto, anche se magari con parole diverse, affermando che giustificati per fede noi abbiamo pace con Dio. Cioè siamo riconciliati con Lui. L'invito che vorrei quindi porgervi questa mattina è quello di acquisire una consapevolezza, di acquisire tale consapevolezza, la grandezza dell'amore di Dio, il quale ha tanto desiderato riconciliarsi con noi che è stato disposto a pagare un prezzo immenso. Esercitiamo dunque la parola della riconciliazione. Testimoniamo e proclamiamo la croce, così come anche noi a nostra volta ne abbiamo ricevuto testimonianza. Amen.